Che schifo di introduzione. Bentornati bimbi, bentornati. Quant'è che non si faceva un video? Facciamo schifo. Era una vita, erano decadi che non registravo un video. Come sapete tutti, abbiamo avuto tantissimi altri impegni. Ormai gli unici che si gioca a questo giochino qui o PTC siamo io e Aokiji, detto anche Aokiji. Oggi sono riuscito a ricavarmi un'oretta buona per registrare un nuovo video e in tanti mi hanno chiesto l'Inda Box. Vediamo un po' un upgrade, un aggiornamento del character box del mio account. Quindi niente, se non mi interessa, ask e andate via e andate a vedervi un pornazzo che fa sempre bene. Altrimenti nulla, vi facciamo quattro chiacchiere e parliamo un po' di alcuni personaggi. Partiamo subito. Molto bene. Allora, partiamo subito con questi, anzi andiamo qua sul character box, almeno me li fa vedere tutti. Niente, qui abbiamo il teschio di Barba Bianca. Questo, Barba Bianca, per ora di Barba Bianca. Questo è il teschio che serve per evolvere i 6 stelle in 6 stelle più, almeno per adesso. Poi ci sarà anche quello per evolvere 5 stelle a 5 stelle più. Per ora abbiamo soltanto quelli dei Mugiwara e abbiamo il teschio apposito. Questo diciamo che è quello rosso universale. Si può prendere nel livello di Barba Bianca o di Shanks, quello Barba Bianca giovane e Shanks quello spettacolare, che si trova dopo aver finito il Colosseo o un 24 ore. Barba Bianca per il 24 ore, Shanks per il Colosseo. Se no qui tutti nei commenti, mai detto che... E niente, sono abbastanza rari, ho quello rosso e non ho Barba Bianca ovviamente, ho quello blu ma... Non ho quello blu ma ho Boa, però non l'evolverò, dopo vi spiegherò il perché. Poi, qui ci sono i nuovi cosciotti da 5 milioni e ci dovrebbe essere... Ah no, questo è il nuovo cosciotto da 5 milioni più uno skill up gratuito. Se lo date a un 6 stelle, dal livello 1 vi passa al livello 99, quindi max, e vi aumenta la skills di 1. Molto raro, molto raro. Questo è il classico cosciotto da 5 milioni che tutti conosciamo. E questo è lo skill book universale che io ne ho uno solo, non ho ancora usato, lo tengo qui buono buono per il futuro. E niente, partiamo un po' con due personaggini. Qui abbiamo un Luce che... che ora parlano, capito? Quindi è un problema. Ah, molto probabilmente ho levato l'audio. Cioè, voi non sentirete l'audio del gioco. Metterò una canzoncina sottofondo, tanto per... Perché ho levato l'audio delle canzoni e ho ottenuto soltanto gli effetti sonori. E niente, Luce qui ha la skills a 23. Ovviamente maxato di socket. E per i Candy Cotton non ho ancora... Ho deciso di dargli a altri personaggi i miei Candy Cotton. Quindi niente, l'ho lasciato così. Abbiamo, vabbè, questo è un 6 stelle mancato, diciamo. Dai, 6 stelle c'è scritto, però... attacco 5. No, vita 5, bellissimo. E recovery meno 500. Non è male, non è male. Dovrebbe darli a questi personaggi qui i Candy Cotton della recovery. Non a quelli a Boa, a Corazon, a Marco. Poi abbiamo Barto. Bene, questa era la voce di Barto. 5 socket, schizza anche lui poco male male. E niente, maxato, niente da dire, tanta roba come personaggio. A me piace molto, anche per la special che uso molto con Barba Nera in squadra. Che Barba Nera 6 stelle non subisce i buff degli scudi, tipo quello di Alvida Colosseo o di Alvida normale anche. Se voi attivate la speciale di Alvida, i nemici vi spaccano il culo uguale. Mentre questo qui funziona, che restate con un HP, quindi è molto importante. In più Ambition e Impact, quindi è una bella classe, mi piace a me. Poi abbiamo il Rufy nuovo. Se mi devo fermare tutte le volte che il personaggio parla è un casino. Comunque, va bene. Rufy nuovo niente, cioè la skills non mi è mai salita con quello vecchio, quindi... Questo è per il Rufy nuovo, il Rufy 5 stelle più, quello che si evolve dal Gear Second. Niente, molto carino, non mi ricordo bene cosa faccia, però perché non è che l'abbiamo usato. Ah sì, da 2,25 a tutti, dopo 4 perfect, da 1,25 in più aggiuntivo al team, ma d'attacco. Come special da un 40 di danno, un 40 per di danno del suo attacco di tipo rosso e fa il delay di un turno. E mi pare sia il delay, non vorrei dire cazzata, andate a controllare sui siti dove vi pare a voi. Non mi ricordo di preciso. È carino, lo usano in tanti come capitano. Se non hai 6 stelle o vuoi fare una squadra un po' alternativa, non è male. Vabbè, il classico Rufy Gear Third, lo sappiamo. Rufy Strong World, che
Special mi manca 4 livelli per Maxalla e i socket non sono male, sto portando su questi, ma direi che ci siamo. Zoro Ikki lui parla, sì. E questo è quasi maxato di skills, non mi ricordo a quanto arriva, però 21 lo ricarico abbastanza facile io. E più giù andrà ovviamente meglio sarà. E i socket che sono messi benone, mancano 4 livelti per maxarlo. Ho scelto questi socket qui perché sì, semplice, perché me l'ha dati, perché potevo scegliere al posto del cooldown l'orb, ma l'orb bene o male quando è a livello 15 a 2, diciamo che va bene, il cooldown una mano in più la dà. Poi a Sanji è l'ultimo preso all'ultimo Sugofest con... E quindi, come potete vedere, è appena evoluto, zero socket, anche perché sto portando su di socket il Sanji, quello 3D2Y, però anche questo è molto forte. Ovviamente la scelta ricade su. Porto Sanji 3D2Y su una squadra Tug, Tough, Powerhouse, insomma, che è la stessa, eh? Ok. E o porto questo Sanji qui. Quell'altro ti dà un 2 per Powerhouse, li devo chiamare Powerhouse perché sennò tanta gente non capisce, li chiamo Tug. O ci metto questo che dà 1,75 di orb e uno scudo del 70% di vita, di riduzione danni. Anche lì è da scegliere, io preferisco quello verde anche perché lui è rosso e di rosso ci avrei già in una squadra Tug, due Lucci e Kuma, quindi un altro rosso, meglio un verde. Abbiamo Chopperone, vabbè che qui la skills io non l'ho mai maxata, non me ne è mai fregato niente. E questo Chopperone. Questo Chopperone qua che l'ho preso, l'ho evoluto, però non l'ho mai usato, quindi non so quando mi tornerà utile. Abbiamo l'ace dell'evento che a voi del Global hanno dato, non mi ricordo, mi pare di sì, spero di sì. E anche questo ho mai usato. Gio su Colosseo, ovviamente, poi vabbè, i personaggi alla fine sono sempre i soliti, quindi cercherò di andare avanti, vi farò vedere i nuovi aggiornamenti, tipo Kid che ho maxato di skills e non di socket, però vabbè, intanto l'ho maxato. Zephyr che è quasi maxato, gli mancano 3 livelli e 2 socket, ma è molto molto comodo, io ci faccio tante cose con questo Zephyr sub, ovviamente, poi vi farò vedere anche la squadra magari che uso per fare i livelli di Barba Bianca Giovane o quelli di Shanks. Poi che abbiamo, vabbè, Kuma, lo sapete, maxato e tutto. Questo Odre, quello preso qui, quello comprato nel Ray Shop. Voi non compratelo perché fa schifo. Io l'ho comprato sì per collezionismo, ma ho sprecato 10.000 punti. Comprate soltanto le barche. I personaggi non li comprate, sono inutili, non servono un cazzo. Li potete comprare per collezionismo, secondo me prima o poi torneranno, li potete ricomprare anche dopo. Poi che abbiamo di nuovo? Oh, Claudius, bel personaggio, anche lui lo sto portando su piano piano. Un bel personaggio. Praticamente a livello 2 vi dà per 2 turni, mi sembra, un 1,75 per di Color Affinity. In pratica l'orb lampeggiante contro un nemico del colore opposto prende un 1,75 per, quindi lui ovviamente agli shooter lo dà, non a tutti. Quindi se voi usate la sua tecnica, il Color Affinity, che vi dà 1,75 per, in più, se avete una squadra shooter, ne so, con due ace capitani, due ace l'avete con gli slot verdi, e siete con un nemico blu, prendete 1,75 per. Per in più è molto molto forte questa cosa qui, peccato che è soltanto per gli shooter. Poi che abbiamo Shiki maxato, manca soltanto maxarlo di livello, ma quello 1.300 d'attacco va bene, piano piano lo porterò su. E che abbiamo qua Kinemon per quelli del Global che non l'hanno ancora visto, non l'ho skills 15, quindi diciamo che si maxa abbastanza facile. Per ora ho visto che lo usano spesso in crew Freedom, però non mi è mai tornato utile. Anche a 5 socket, quindi questa cosa no, da non sottovalutare. E non è neanche facile da prendere, anche un livello di 50, il primo livello di 50 stamina del Colosseo. Poi che abbiamo Garp della storia, feci la sgonfiata, avevo tipo due tartarughe, no, una tartaruga regina, l'ho detto a lui, ho detto vai lo porto al 50 almeno lo evolvo. Invece no, lo dovevo portare a lui che al 50 lo evolvo, questo è quello dei lanci, quello un po' più buono. Poi mi resi conto che l'avevo data a lui e
i moccoli che sono scesi, vabbè. E ogni tanto sgonfio anch'io, sì. Beh. Poi di Rossi, vabbè, i classici personaggi di merda. Questo, se vi interessa, è di un Fortnite di Sengoku. Niente di che. Robetta. Lueno mi mancava, l'ho preso nei friend point, ma questi sono personaggi che si tengono lì. Passiamo alle cose serie, tanto quelle che interessano a voi. Allora, abbiamo un ace, quindi skills quasi inesistente, però vabbè, tanto quando lo usavo, perché ora ho smesso un po' di usarlo, quando lo usavo la caricavo sempre, quindi non mi ha mai dato complicazioni avere la skills a livello 21. So che te vieni, ovviamente, tutti sanno cosa fa Ace, aspetto l'Ace 6 stelle più, che secondo me sarà sgravo. Crocodile... bravo. Crocodile maxato di Socket e di Candy Cotton, purtroppo feci la cazzata di dare a un pinguino il Candy Cotton della Recovery, stavo portando su un pinguino con attacco e HP a 100-100, per sbaglio gli detti un recovery e sgonfiai purtroppo e poi oltretutto sgonfiai la volta dopo perché volevo vedere, stavo facendo dei calcoli per capire se dandogli un RCV in più avrebbe comunque portato il mio 6 stelle, insomma erano tutti conti mia eccetera eccetera, provai a darglielo per vedere se nella schermata della preview gli aumentava l'RCV di 1, gli aumentava, per sbaglio pigiai il sinistra invece che il destra e bam, abbiamo un Crocodile con uno di RCV. Bene, ma affanculo, cioè, è soltanto per bellezza, perché quando lo apri figura 99 su HP, chi se ne frega, per 5 di vita. Spero di non fare mai una zero stamina con Crocodile e perdere all'ultimo livello per quei 5 di vita, però vabbè. E niente, la skills è quasi maxata, comunque si dice molto basso, si ricarica facile. E poi abbiamo il pupillo. Shinumo ikirumo tenmakaseyo. Esatto. Proprio quello che intendevo dire io, caro Teach. Questo è il 6 stelle più forte di tutti, ragazzi. Lo dico qui. Questo è il 6 stelle più forte di tutti. Non ci sono cazzi. Inutile dire, no, ma c'è Akainu, ma c'è Luffy, quello nuovo, con Red Hawk, Akainu, o c'è quello, c'è quell'altro. No, ragazzi, questo è quello più forte di tutti. Questo va oltre il limite. Questo spacca le difese. Questo spacca le difese. Voi quando trovate un nemico con uno scudo alzato, flammazzate, ve ne sbattete il cazzo d'avere di quello che ti leva lo scudo, aspettare il turno, fare il great, il good, il colore. Qui sembra quasi gioco a poker il fare il colore. Ma è vero, ci sono dei socket, degli orb di scudo che ora vanno, devi fare per meno due volte pigiare uno slot verde, se no non gli levi lo scudo. Sono menate. Ecco, con lui ve ne sbattete e ci fate una squadra mista. E più leva il 30% di vita come Barba Bianca. Io non lo so, per me questo qui è il più forte di tutti. Sarà che mi ci trovo molto bene, uso quasi sempre lui, ora con una squadra poi me la faccio sul momento. E è forte. Manca poco anche per i Cotton. Martedì esce il dungeon che dà le sue skills, quindi ci butterò anche qualche gemma. Tanto max è 19. E niente, forte. Ragazzi, è forte. Mo hotto itiare. No, non lo dici. E quindi 5 socket pieni su Corazon, un RCV, Candy Cotton della RCV al massimo, li detti tutti a lui al tempo. Molto comodo per fare le zero stamina con zombie team e team che per me non sono zombie, però c'è gente chiama anche zombie team, ovvero i team quelli con lui capitano e Log Groove. Quello per me non è uno zombie team, quello è un team in cui usi bene la special di Corazon. Non è uno zombie team che ti fai uccidere e rimani con un HP e poi ritorni in vita. Non è tutto così. Quello è uno zombie team. Un po' da punte parti. Qui un po' d'attacco ce l'hai, una strategia ce l'hai. Anche se è il solito giovino. Fai attaccare, prendi vita, facendo sempre good, stalli. È il suo potere. Quindi, vabbè, ci ho preso la barca di Doflamingo con lui. Molto molto buono per quelli che vogliono fare le zero stamina così. A me non piace fare le zero stamina così, però mi garbava avere la barca del Dofla e l'ho presa. Qui abbiamo lo Zoro nuovo, quello... Ah, beh, a volte non mi accorgo quando finiscono le voci. Bene, mi fa riprendere fiato perché parlo a ruota. Allora, questo è Zoro New World, quello 5 stelle più. 2,5 per di attacco ai verdi. Molto buono.
E taglia gli HP del 10% e fa un danno. Eh no, qui c'è scritto 1. Ah no, non c'è scritto 1. Sì, c'è scritto 1. Non mi ricordo cosa fa. Forse è lui che fa il delay. Boh, non me lo ricordo. Non posso sapere tutto, bimbi. Skills, che lui non era mai salita, quindi è rimasta a 1. Socket, c'ho questi, non lo uso mai, infatti. Però free to play non è male. Per i novizi che iniziano ora, non è male per niente. Poi che abbiamo qui? Sto Asop Subito, Cicciotto. chi sono gli Che urla, squarciagola, però ho smesso di usarlo perché ho preso lei. Vado un attimo avanti. Esatto, di tutte le frasi che avevi da dire, hai detto quella più lunga, in genere. Questa è quella che ha detto ora. Dimmi qualcosa che non so già! Ma vaffanculo. No, questa qui era la più lunga. Vabbè, basta cazzate. Insomma, lei dà un 2 per. Stai zitta! Lei per un turno come special dà un 2 per ai gialli e ai verdi. 2 per. In più, cosa fa? Ah, per 3 turni leva il silence. Come capitano, il silence, Come capitano dà un 2,25 per ai verdi e ai gialli e 1,5 per di un turno all'otto. Secondo me di recovery. Se non vi fidate andate a cercare se non è recovery e vita. Quindi, ma secondo me è recovery. Fidatevi di me. Niente, socket su questi per ora. Ora aspetto che mi dia un silence per levare lo scudo e si tengono. No, si tengono questi una sega. Si leva anche la vita e gli si dà l'orb. Perché Cerebral e non vorrei mai usarla con un barba, sì, con un crocodile. E niente, non molto forte. Torniamo a noi, abbiamo preso per l'ultimo dell'anno, questo era fondamentale. E sì, ti parlo anche sopra. E lui dà un 2 per ai Tug per un turno, fantastico. E un 20 per di danno di tipo verde a tutti. Socket abbastanza buoni, questi tengo questi qua, va bene, aspetto soltanto che salgano. E niente, un buon attacco, un buon Sanji, anche come capitano che riprende vita 2,25 per ai Tug, mi pare, o ai Brawler, non mi ricordo, mi pare ai Tug. Lui vabbè, è preso con un Sugo Fest da 1,5 per alle Orb e fa altre cosine, ma niente di particolare. Ah, abbiamo un altro Ace, che è preso al Sugo Fest dell'ultimo dell'anno, che non vendo per vedere cosa fa il 6 stelle più, perché se fanno la stessa roba di Boa. Meglio sempre tenerne due. Appena so cosa fa il 6 stelle più, decido se venderlo o no. Poi abbiamo Momonga. Molto forte Momonga. Da per 2 turni un 1,5 per ai nemici con il delayati. Non si dice ritardati, si dice delayati. Beh, e quindi è forte. Forte, ci fai delle combo belle, belle grosse. Vabbè, Hawkins, ho abbassato un po' la skills, killer uguale, tanto è già bassa di suo. Poi vabbè, il Dofla, non c'è niente da dire. Ho già detto tutto su di lui. Via, facciamo sentire lo Zehahaha. Ma è bello. Allora, eh sì, anche lui ha preso il solito Sugo Fest di Ace, doppio, e anche lui si aspetta, perché è più forte di tutti, non vorrei che evolva la 6 stelle più, cambia del tutto e ti fa una cosa mega galattica. Vabbè, abbiamo Sabo, che... Ah, non è maxato Sabo. Bene, non è maxato, si maxa in diretta, si maxa. C'era ieri, che... Quante ce n'ho? 2, 4, 6, 8... Beh, si maxa in diretta, si guarda se anche senza skill up per 2 a regola ci si dovrebbe fare. Manca un livello. Niente, spieghiamo i socket. Dio di Dio. Ah, meno male, uno me l'ha dato. E allora si dà anche gli ultimi. Eccoci qua. E via. Dai, fai un bel lavoro, eh. Fai un bel lavoro. No! Pale, devo rifarlo ancora. Ma poi neanche un socket buono, ma che schifo.
Ma che schifo. Bene, 8 sabù. Meno male che fare con gli 8 sabù ho preso due barba bianca giovani. Almeno quello. Va bene, torniamo a noi. Duval, inesistente, anche se ci fanno qualche da zero stamina con lui in sub, eh? Quindi in apnea proprio in sub. Oh, ho preso Quala. Ce l'ho fatta a prendere Quala. Prima di evolvere l'avevo già maxata di skills, pensate, perché ci avevo già le skills messe da parte. Buono, 1,75 per l'attacco ai brawler dopo 11 turni. Non è male. Poi vabbè, abbiamo Caesar, l'avevo già, anche lui maxato di skills. Margaretto, che è il VP più grosso del gioco di OPTC, l'ha lei, ormai ho deciso. Le ha lei. Poi abbiamo, vabbè, la Fit l'avevate già visto, mi pare. Dellinger, Kyros l'avevate già visto. Ah, ho ripreso lui per l'ultimo dell'anno. Andiamo. Questo era stato il primo lancio che ho fatto all'ultimo dell'anno, ero col Knuckle, gli fa questo per me è come un 6 stelle. Posso prendere, posso anche non prendere 6 stelle, questo io ho vinto. Poi presi anche Sanji 3D2Y e Robin. Ciao, bello. Se prendevo Robin viola ero all'ultimo, al settimo cielo proprio. Allora, poi di verdi. Ah, ho preso Smoker che devo evolvere. Che mi sa che mi manca la roba per evolverlo. Infatti, manca sì, il pinguino e il drago. Niente. Smoker resta lì. Allora, Smoker che. Non è male secondo me, devo sempre provarlo a modo perché è particolare Smoker, poi lo proverò e vi dirò. Abbiamo Moria del Colosseo che non è evoluto ovviamente perché farmarlo non avevo voglia e non avevo più che altro il team per farmarlo. Niente, abbiamo Orlum, no, lui è Orlumbus, sì. Sì, lui è Orlumbus. Mi è tornato comodo per farmare il Colosseo di o Diamante. Gladius, non me lo ricordo, uno dei due, mi pare Diamante. Ah, mi pare Gladius, mi pare Diamante. Perché trovi Orlumbus in un livello che ti cambia le orb in quelle negative, quelli bot, quelli col teschio. Se te cambi, te potevi porti, porto Kuma, le cambio, c'ho tutti i matching orbs. No, perché se te appena in quel livello lì, appena te cambi l'orbite, lui te le ricambia, non ti dà tempo di attaccare. È una cosa nuova del gioco che vi fanno una special prima che voi possiate dire la vostra, ecco. Lui invece te le cambia e ti fa danno in base a tutte quelle che avete, cioè te le svuota in pratica, no? Come Kid. E dopo quindi gli ammazzi tutti i nemici dietro, levi un bordello di vita a lui e dopo con anche se c'hai i bot l'ammazzi Orlumbus, quello cattivo. Quindi mi è tornato molto utile. Ah, sono un po' marcio, un po' raffreddato, scusate, scusassero. Bene, poi Verdi, niente di che. Ha preso lui nell'ultimo, in un dungeon. Personaggi nuovi, ma niente di che. Passiamo alle cose serie. Ok, ora io. Venderla o no? Sì, venderla. Me sarebbe proprio buono venderla. Evolverla o no? A parte che non ho il teschio già, è blu. Il problema è che io gli ho dato 100 candy cotton di recovery. Appena me li fa vedere, eccoli. Perché la sua special, come tutti sapete, fa il delay di un turno e ridà tot recovery quanta tot vita quanta la sua recovery. Io riprendo 9000 di vita con lei e mi ha salvato il culo tante volte come sub, anche come capitano. Se l'evolvo, questo bonus gli va via, praticamente gli danno 1,75 per di attacco ai rossi, sì, ai rossi, ai blu e ai gialli. E sopra, sotto il, se usata la special sotto il 70%, vi trasforma la sua orbita in recovery. La colonna di sinistra è matching orbs, una cosa del genere. Comunque non ci rincastra più niente il discorso recovery. E fa il delay di un turno anche. Come capitano, darebbe un 2,75 ai gialli e ai blu a full HP, e con un HP a un 2,25. Quindi non c'è più quella cosa che sopra il 70% ti dà il boost e sotto no. Ma ne vale la pena? Io per ora non la evolvo perché mi piace di più così. E ha le pupe più grosse così. Ho detto tutto. Niente, poi che abbiamo Usopp, che presto spero di maxare, c'ho qualche skills da parte, aspetto lo skill up per due. Sanji che non ho ancora evoluto in quello nuovo. Ho un'ottima Tashigi presa con i lanci, lei è buona, anche lei fa il color affinity di 1,5, non di 1,75 però. Sugli slasher e sugli cerebral. E quindi sì, anche lei non è male. Non è male per niente.
che abbiamo qui Marco Colosseo, che può uscire anche da voi. Anche lì fa presa l'ultimo su, no, due Sugu Fest fa, anche lei l'ho maxata di skills prima di evolverla, poi l'ho evoluta, ce l'avevo già da parte. Abbiamo un Apu maxato, manca i socket. Proprio vista non l'ho mai fatto, quindi l'ho tenuto lì, anche se non sarebbe male perché è un buon attacco. Va bene, l'avete già visto tutti, lo sapete già com'è. Ops. Sugar, lei presa al Sugo Fest l'ultimo dell'anno, mai usata, anche se non è malvagia secondo me. Jabura, maxato, i socket male male purtroppo. Doma, preso il Sugo Fest dell'ultimo dell'anno mi pare, mi mancava. Kizaru, maxato, importante lui, molto buono Kizaru, tanto questo lo c'è anche nel Global, quindi tutti sapete cosa fa. Dellinger del Colosseo che è maxato, però l'ho maxato così perché lo facevo bene, dopo con quella squadra lì facevo bene anche Shanks. Buono, sei un mini Cavendish come special, un mini Cavendish, invece che un 75, 1,5. Chi ha da intende, ha inteso. Poi, oh, lui preso il Sugo Fest e l'Umino di Pesce, non male, perché se ci sono tutti i Tug in squadra, come crew da un 150 più di attacco ai Tug, se ci sono 6 Tug in squadra, fa la sua differenza, eh. Akainu arriva a 1950. Cosa fa lui? Non me lo rifà per un turno, avrete difficoltà a fare perfect, recupera il 20% dei vostri HP in vita e fa il delay di un turno. E fa un'altra cosa con le orbite, vedrai, non me lo ricordo. Comunque non è male, è un bel personaggino, un buon attacco, non è male per niente. Abbiamo questo Chopperone. Abbiamo Chopperino, no? Chopperone, che non ho ancora evoluto perché non è che mi piace tanto, in più mi serve il... un granchio arcobaleno, e l'ultima volta l'ho usato per evolvere Sanji rosso. Qui abbiamo Mihawk della storia. Qualche skills mi pare di avercele. Ah, questo l'ho fatto salire di 2 livelli con 2 Mihawk presi ai... proprio questi Mihawk, non le skills, presi ai friend point. Ne ho dati 2, mi ha salito di 2, così. E vabbè, niente di che. Fa un 100.000 di danno fisso e un 75 per l'attacco a se stesso. Poi vabbè, i soliti personaggi, niente di particolare da farvi vedere, magari tutti... personaggi che già conoscete. 6 stelle qui gialli. Vabbè, abbiamo il classico Shanks, che ora bisogna che gli cambi le orbe, perché magari con un 6 stelle più migliorano anche lui, e spero davvero che lo migliorino, perché fa cacare. Bene, lo che uso poco, però non è male, non è male. Poi mi sa che è cambiata la luce perché ho stoppato il video. Questo è un taglio, quindi non so, è passata un'oretta forse, quindi ci sta che sia cambiata un po' la luce per vari problemi tecnici. Quindi torniamo a noi, torniamo a noi, per voi uno schiocco di dita, per me un po' di tempo è passato. Mi pare ero rimasto a Lo, che vi ho fatto vedere, quindi passiamo a Sengoku. Io abbasso, no, lo lascio il volume, tanto lo dovrebbe coprire. Bene, il mio Sengoku è tutto maxato, quindi niente da dirgli. Non so, ci faccio caso ora che ho 8 candy cotton di recovery, lo sapete? Cazzo, pensavo fosse 100 e 100. Perché 8 candy cotton di recovery? Cose strane. Oh, lo scopro ora, ve lo giuro, bimbi, ve lo giuro, lo scopro ora. Va bene, andiamo a vedere Sabo. E lui sto portando su la vita. È a 2, ne ho ancora 98. E le skills me ne manca una, mi sembra, quindi... tranqui. E questo è uscito ieri, il Sabo 6 stelle più, cioè ieri è uscito l'annuncio ieri. Questo, appena esce il teschio giallo, appena lo prendo lo evolvo, perché diventa una bestia. Una bestia no, però diventa molto più forte. In pratica gli vanno via tutti gli handicap. Avrà sempre il 2,75 per di attacco, in più alla vita e alla recovery, l'1,2 per. E la special si dividerà in 2 stage. Al primo, che non si sa ancora quanto sarà di cooldown, al primo praticamente vi darà 1,5 per di attacco ai freedom e dopo 5 perfect un 2 per, la seconda 1,75 per ai freedom e dopo 4 perfect un 2 per, molto molto buono. Adesso è possibile fare una bella combo anche con Log Rufy, prima era possibile però perdevamo un turno d'attacco, mentre adesso
è possibile fare la combo anche con Log Rufy e anche con quell'altro Sabo, con Apu, con altri personaggi, tutti quelli che fanno good, great e perfect comunque. Quindi buono, buono, Sabo si evolverà in 6 stelle più il prima possibile. Poi, il nuovo Aesop. Anche lui parla. Niente, lui in pratica ha il cooldown abbassato, mi pare arrivi a 11 e fa il delay di 3 più danno, quindi meglio di Golden Pound, ma è meglio anche di Strong Word. Golden Pound meglio non lo so perché è 10, lui arriva a 11, però ha il suo perché. Io preferisco forse questo all'altro. Ancora non è maxato, quando lo maxerò ve lo dirò, anche perché ha un socket in più, molto importante. Golden Pound non ha il socket in più, ne ha due soli. Va bene, ne ho Nami, Z2Y. È comoda per alcuni livelli, niente di importante, maxata di skills. Poi abbiamo Kobe, evoluto, non l'avevo ancora evoluto e lo sto farmando un po', dopo vedrete. Poi che abbiamo Ester Colosseo che ha una sprite, questa è la sprite di Ace più bella del gioco. Poi abbiamo Marco, va bene, tutto maxato. Gli ho dato scudo perché avevo 5 socket di scudo, glielo ho dati per levarmeli, non sapevo a chi darli, il resto ci vuole anche stare. E glielo lasciate così alla fine. Poi, oh, Barba Bianca giovane, che abbiamo avuto scuro, ce n'avevo un po' di Barba Bianca, mi ha salito soltanto di uno la skills. E vabbè, tanto non ho priorità nel maxare la sua skills, diciamo, al momento. E niente, toglie un 40% di vita a tutti al terzo stadio, 35-36 di norma. Poi che abbiamo Boa maxata, parte di socket, ho avuto sfiga, come al solito. No, scherzo. Heracles è ben maxato, lo sapete. Mancherly non è maxata di skills, ma spero di maxarla presto. So che ho avuto sfortuna col dungeon di Mancherly, appunto, a dargli ho avuto sfortuna. E c'ha i socket, i candy cotton della recovery al massimo, quindi quando recupero vita recupero una bella fetta molto importante. Impact con Barto, col Barba, con i Freedom, molto buona, mi piace Mancherly. Kanjuro, che mi misi anche un po' a farmarlo, infatti non è messo malissimo. Non mi ricordo neanche che fa, cambia l'orbita, qualcosa del genere, non mi ricordo di preciso. Che abbiamo? Questo è il Goofy che c'è ora dell'evento. Robaccio, quindi non lo guardate neanche. Il nostro Chopperman che c'è sempre. Guardate quanti socket c'ha il Chopperman, è fantastico. Tutte le volte che facevo che trovo un Chopper, tutti gli altri, quelli importanti, l'ho maxati. E c'avevo lui, ho detto, ma ce n'ha 5, diamoglieli. Adesso c'è il Chopper 9, quindi un po' di proprietà la do a quell'altro, tipo questo che è il 3D Witch, l'ho preso all'ultimo sito. Anche secondo me fai bene a lamentarti. E niente, lo do a evolverlo, con calma lo farò adesso, non ho priorità. Poi che abbiamo? Ah, Generale Franky, questo è nuovo, sono già uscito da poco. Non mi chiedete cosa fa, non me lo ricordo. Ah sì, praticamente per 3 turni i segni che vedete sotto li diminuisce. Diminuisce per 3 turni e quando il nemico ha il berserk, il pugno, le meteore, la vita, queste cose qui, credo, agisce su questa cosa qui sicuro. Io il 3 non lo vedo, però mi ricordavo che era 3 turni, ma forse mi sbaglio con qualcuno. O li di mezzo, o ve li toglio, non me lo ricordo. E per un turno 1,5 per tutti. Mi dovevo informare questa cosa, scusate, non mi ricordo bene cosa fa Franky. Scrivetemelo nei commenti, almeno lo vedo anch'io. E non ho... tanto non me ne frega nulla, non l'ho mai usato. Bene. Don Cingiao dell'ultimo Colosseo. Questo è buono, questo toglie il 25% di HP ai nemici e si mette lo scudo del 70% per un turno. Questo è buono. Questo, ragazzi, va farmato, perché è veramente, veramente buono. Qui c'è il nuovo Sengoku del dungeon. Niente di che. Basta, si può passare Viola, sì, qui non c'è altro. Viola abbiamo Nightmare, ovviamente Viola non è neanche un 6 stelle, lo sapete, no? Però vabbè, faccio con quello che ho, tipo Nightmare Rufy, che gli manca un socket per essere maxato. Poi abbiamo la Nami nuova. Allora, parlate o parlo io? Molto molto forte, secondo me, non è male per niente. Praticamente cosa fa? Lei non subisce il silence adesso, siti inglesi
lo intendono. Intendono come silence quello del cooldown, quando vi bloccano il cooldown non potete usare la special per tot turni. Mentre noi, io il silence intendevo sempre il gloom, no? Il despair, come intendono loro, quello al capitano. Quindi il silence adesso è inteso come blocco del cooldown. A lei praticamente questa cosa qui come Sailor non fa effetto, quindi a lei li va via. E se usate la sua special a livello 18 vi fa il delay per 2 turni e per 5 turni vi toglie il silence appunto al cooldown e il paralyze, molto molto buono. Come capitano da 1,5 per a qualcuno, credo ai viola, no, 2,75 per ai viola e no, no, non lo so, anche questo scrivetemi, sono quelli nuovi ragazzi, non ho più tempo di starci dietro a imparare la memoria, anche perché lei la uso sempre come sub a Bart, non come capitano. Poi abbiamo Smoker, maxato, tranne di socket, però molto utile, molto buono. Shanks, anche questo. Tu lo scelto, sei il nuovo Shanks del Colosseo. Questo è forte. Quello, cioè, il boss segreto del Colosseo. Questo è forte. Questo come special ti rende i tandem, i recovery, i matching orbs. E ti dà un 2 per al matching orbs, come il Dofla, per un turno. Però hai freedom e hai cerebral. E niente, di socket ho avuto un po' di scarogna e anche di schizzo, ce n'avevo di, non ce n'avevo pochi, ce n'avevo diversi e mi è salito soltanto di 3 livelli. Ho avuto un po' di sculo. Vabbè, ci cioè dovrei avere un paio di shanks, no? Non ce n'ho punti, vai. Allora, poi abbiamo Robin, vabbè, maxata, tranne di socket perché non ho fortuna. Ho preso Onigumo. Ho preso Onigumo e è anche molto buono. Praticamente rende matching orbs. Sto leggendo. No, vedrai cambia i salcicciotti, i tandem e i bot in orbite colorate, forse. Per due turni rende i rossi, i verdi e i blu matching orbs per gli ambition o matching orbs in generale. Boh, non me lo ricordo anche questo. Hanno fatto queste, sono delle special 9 che sono complicate, sono. Un quello fa quello, quell'altro, ma se è con quello in squadra allora fanno un'altra cosa, poi vanno di là, falla. Quello se diventa capitano prende un boost, si mette capitano, poi vanno di là. Un quello fa quello in squadra allora fanno un'altra cosa, un quello fa quello, quell'altro, ma quello se diventa capitano in squadra allora fanno un'altra cosa, falla. E niente, quindi non me lo ricordo. Ok, poi abbiamo Capone che devo skillare un pochino perché non è male, da 1,5 per viola, e se si fa perfect da 1,5 viola per 3 turni o 2, non ricordo, per altri 2 turni. Vabbè, Zephyr maxato, Ivankov non è maxato, però gli sto dando la recovery, non so se sto facendo bene o male, ma tanto non so chi darla al momento. Crocodile l'ho preso, ho preso anche il secondo, questo non l'ho mai avuto, adesso ce l'ho. Brook New World. 最後のソウル、聞いてくれ。いや。Yeah! Lui ha il cooldown molto basso, quindi secondo me diventa tanta roba perché dà per un turno 1,75 per ai Freedom e agli Slasher di attacco, per un turno l'ho già detto, già a 16 turni di base, quindi arriverà molto basso. Non sarà male, non sarà male, ve lo garantisco. Poi chi abbiamo? Vabbè, Okiji, maxato e tutto. Abbiamo Treble. Io sto selezionando ovviamente i personaggi quelli un po' più recenti di che mi ricordi io dall'ultimo in the box, tipo Vergo e Blueno, mi pare che già lo vedeste, quindi risalto. Oh, Magellan, il penultimo raid boss uscito. Anche lui piano piano lo sto maxando, non ho priorità. Ci ho fatto un Colosseo, mi pare. Ma è tornato utile per un Colosseo, perché vi avvelena. Vedi, al livello 23, al secondo livello, diciamo, via, fa il toxic, no? Il veleno, no? Il poison, via. Proprio la tossicità, dopo 9 turni vi toglie 1.500.000. È ignorante, è ignorante. Dovete resistere 9 turni, ovviamente. Sta tutto lì. Poi abbiamo Aruta, molto comodo per farmare le piccole cose, anche qualche 30 stamina, che vi raddoppia il drop. Ward, se mi ci va. Ward, quasi maxato. Con lui ho avuto sculo, ce n'avevo 40 di copie, non sono riuscito a maxarlo. Max a 18, quindi manca 2 livelli, però ho avuto sculo, sì. 2 per gli shooter, il sostituto di Zephyr.
Va bene, e poi niente, poi vabbè, questi sono personaggi di contorno, qualcuno può essere utile, qualcuno no, non li sto neanche a far vedere. E niente, poi vabbè, varia roba, così questo c'ho da dargli, via, varie skills, un po' di barba, Marco, c'è qui Mjolk, Dofla, ovviamente personaggi che non prenderò mai. Non penso che interessino molto le skills che ho io. Altre due robe in 9, guarda. Tech, si leva il new. Scusate se non guardo lì, ma guardo qui. Anzi, voglio guardare lo schermo. In ritardo, però va bene. Che abbiamo poi? Oh, varie skills. Ah, queste devo guardare però, eh. Uno e due. Questi sono dati a Aesop Strongworld. C'è da farmarlo, tra l'altro, un po' di dungeon di Nicolvia, che dà quelle skills lì di Aesop e di Dofla. Anche se Dofla non ce l'ho, però se un domani lo prendo, lo maxo all'istante. E poi niente, un po' di materiale evolutivo. Avete visto prima quando ho dato i Sabo in power up. C'è un po' di Kobe farmati, due barba bianca giovani. Guardate, bella la sprite. Tra un po' è più bella la sprite di quello non evoluto che di quello evoluto. E niente, basta. Altra robetta di contorno. Niente, niente di che, le cose nuove le avete viste, diciamo, dai. Ah, c'ho Akainu qui, Akainu normale, quello raid boss, che anche qui ho avuto parecchio sculo con lo skill up, sono salito poco, pensavo di fare arrivare sui 23, invece mi sono fermato a 28. Lui è Ganadu, sempre il color affinity sui rossi, anche lui ha un bel potere, però anche come capitano non è male per i rossi, però va maxato di skills sicuramente. Ah già, vi voglio far vedere anche le barche. Le barche ovviamente tutte quelle che vedete sono maxate. Abbiamo la classica la bagnarola, la Sunny, la Marina, questa, il Barret, il Coffin, Alvida, Ship, quella è. Tutte barche che avete bene o male tutti, queste a parte questa magari non tutti, però penso ormai chi ci segue da una vita penso l'abbia presa. Biciclette di Okiji, la barca di Ace, la Sunny. Questa non so se è già se è uscita sul Global, cioè delle missioni del Barati, dalla barca di Don Craig. Penso di sì, non mi ricordo. Poi abbiamo quella di Boa, quella di Enel, la Sunny dell'anniversario, che avete anche voi. Quella di Jinbe, questa è quella del Dofla, molto buona. Questa è tanta roba come barca. Il Rocketman che uscirà come barca nel Ray Shop, quindi da comprare. Per i powerhouse è tanta tanta roba, se si praticamente da 1,55 per i powerhouse, se si hanno tutti i powerhouse in squadra da 900 HP ogni turno, tutti i powerhouse, se ne abbiamo già uno in meno, tipo 5 su 6, da 100 HP e basta, mentre con 6 powerhouse 900, con un matching con un auto heal a 5, 1900 a turno, scusa, non il Rocketman. E dopo 17 turni fa un danno fisso, mi pare, un danno alto a un personaggio solo. La barca di Barba Bianca ormai che dopo l'evento ha finito il potere speciale, quindi non si usa più. La barca di Garp che dà 1,5 per ai rossi e ai gialli e 1,25 per di vita sempre ai rossi e ai gialli, acquistabile con 7500 punti tramite il Ray Shop, venite a trovarci. Poi abbiamo questa di Buggy, che è del... No, non è di un anniversario questa. Questa l'hanno data per verso Natale. Anche questa aveva un potere speciale, ti raddoppiava i soldi a fine livello e l'esperienza, mi pare, per 8 giorni. Usata pochissimo. La Sunny dopo l'arcipelago Sabaudi, rivestita con da Rayleigh per andare nell'isola dell'Omini Pesce. Questa è uguale a quell'altra, solo che come potere speciale, dopo 16 turni, riduce il danno entrata del 50% invece che fare danno, è comoda. E poi è bellissima la Going Ruffy Senpai. Allora, questa dà 1,5 per di vita agli Impact o Striker e 1,5 per di attacco, scusate, e 1,2 per di vita, e se si hanno ovviamente 6 Striker in ciurma, importante questa cosa qui. E come potere speciale, dopo 17 turni, praticamente per un turno avrete una difesa che sopra i 10.000 di danno no, il nemico non vi può fare
non so, sono stanco e con un'ora di video, no, un'ora no, però 40 minuti e sono dislessico, quindi non è vero, non sono dislessico, però ci vado vicino. Praticamente vi riduce il danno in entrata qualora il danno in entrata sia superiore a 10.000. Di quanto ve lo riduce ancora nessuno lo sa. Penso sia uno spezza chain, tipo uno spezza, no, uno spezza chain, un più di un tot danno non ve lo può fare il nemico. Questa cosa ve la fanno anche a voi i nemici, quindi l'avete già rivista. E quell'aggeggino, non me lo ricordo, forse se lo trovo sul computer da qualche parte ve lo metto qui. Qui, guardate, questo. E praticamente più di 10.000, cioè il danno anche se 100.000 sarà 10.000, 15.000, non lo so. Penso non superiore ai 10.000. Un'ora e mezzo per spiegare una cazzo di barca. Va bene. Mi manca comunque sia sempre la barca di Shanks, di Kizaru e di Law. Ancora quelle, purtroppo, non riesco a prendere. Cioè, quella di Shanks, sì, potrei prenderla, ma mi ci devo mettere, non ho mai voglia. Quella di Kizaru e Law, no, quella lì non ce le faccio. Anche se forse quella di Kizaru, con una squadra fatta bene, con Barbanera capitano, ce la potrei fare. Però ancora non ho voglia di mettermici. E poi basta, che altro da farvi vedere, niente, tutto qui. Vi voglio chiudere il video con il mio signore qui. Sekai o shinkan saser saiko no show o misete aru. Misete aru, non so cosa voglia dire, però va bene così, è figo. Bene bimbi, io vi saluto davvero, grazie per aver seguito 40 e passa minuti di video e io spero di farmi vivo al più presto possibile. Questo era un piccolo aggiornamento su tutto il box, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Buona!